torniamo in diretta, questa è Roma di Giorno, siamo su Radio Roma. Siamo in collegamento in questo momento con Giulia Pezzella del Coordinamento Nazionale Precari della Scuola, che si trova appunto davanti al Ministero dell'Istruzione. Sono in protesta, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E grazie per l'invito. Sì. Se ne parla sempre spesso e ciclicamente, no, di tutti i temi che riguardano i precari della scuola, ma in questo caso in particolare perché vi siete riuniti questa mattina davanti al Ministero? Stamattina eravamo davanti al Ministero per chiedere innanzitutto la stabilizzazione dei docenti precari della scuola. Il prossimo anno si prevedono 240.000 cattedre date a termine con contratti a tempo determinato. Quest'anno già sono stati comunque, si sono superate le 200.000 unità, il che vuol dire che l'anno in corso ha visto un docente su tre precario, il prossimo anno questa proporzione aumenterà. Noi pensiamo che in realtà dopo tre anni di servizio, come per qualsiasi struttura, si interviene sulla stabilizzazione del lavoratore, anche nel caso della scuola dovrebbe essere attuato lo stesso provvedimento. Invece non se ne parla, nel senso che da anni che si parla del precariato della scuola, i numeri via via si sono andati gonfiando sempre più, eppure non arriva alcun tipo di provvedimento. Ora, che non ci viene a dire che il concorso straordinario era uno di questi, perché un concorso straordinario bandito in piena pandemia e peraltro con delle prove che prevedevano il saper scrivere velocemente con la tastiera piuttosto che pensare e poter organizzare una lezione, insomma, non capiamo veramente questa interpretazione che viene data da alcuni partiti di governo a questo punto, che lo sono stato anche in passato del merito, e di altri che invece gridano, come peraltro anche il ministro ha detto, che non vuole che ci sia una sanatoria per il personale docente. Ma noi vogliamo ricordare a chi ci governa una cosa. Sì. Perché in realtà la sanatoria è quando qualcuno fa qualcosa che non deve e poi dopo interviene lo Stato per regolarizzare la situazione. Nel nostro caso chi si deve regolarizzare è proprio lo Stato. Cioè, lo Stato sta fondando la scuola pubblica sul precariato, come anche la sanità, d'altronde. Due settori che sono fondamentali per uno Stato che voglia chiamarsi Stato democratico. Sì, che poi no, è un problema che si ripropone ogni anno praticamente, non è che la scuola domani non c'è più o il prossimo anno non c'è più e quindi sarebbero da rimettere in discussione contratti stabili a tempo indeterminato, perché ovviamente poi, anzi, ci sono delle problematiche che si stanno ampliando ancora di più con la didattica a distanza e soprattutto relativa alle classi troppo affollate in periodo Covid, no? Quindi paradossalmente c'è addirittura un bisogno maggiore di persone, di insegnanti e di persone che vivono e lavorano nella scuola. Diciamo che il Covid ha messo in evidenza quelli che erano i problemi strutturali della scuola pubblica, ovvero quello appunto dei docenti, delle classi troppo numerose, e non sono stati presi alcun tipo di provvedimento neanche in questo senso. Cioè, almeno noi ci aspettavamo un provvedimento d'urgenza quantomeno sulla formazione delle prime classi e anche l'autorizzazione per quanto riguarda i terzi anni delle superiori di evitare gli accorpamenti. Invece puntualmente nell'anno scolastico che ormai sta finendo questa cosa è stata fatta, sono state formate nuove classi di 30-32 alunni, dopodiché si è deciso, è stato detto che erano troppi all'interno di un'aula. Cioè, noi abbiamo anche delle strutture scolastiche che non prevedono la possibilità di far stare tanti studenti. Vorrei aggiungere una cosa: è un problema di vivibilità, cioè indipendentemente dalla pandemia, le classi sono dei luoghi dove noi passiamo almeno 6 ore della nostra giornata, noi insieme agli studenti. Allora non possono essere degli spazi ritagliati al millimetro, la scuola dovrebbe essere altro. Il problema è che non si vuole mettere la scuola pubblica al centro del dibattito, quindi niente percorsi per chi vuole diventare insegnante. Se oggi qualcuno vuole diventare insegnante non sa quello che deve fare, se non sperare nell'apertura delle GPS, iniziare a fare il precario e poi dopo vedere quello che succede. Cioè, è un po' allucinante questa cosa. Sì, senti, volevo chiederti, ma dopo la manifestazione di oggi che si sta concludendo, siete stati ricevuti da qualcuno del Ministero? Siete stati ascoltati? Avete avuto risposte? Sì, c'è stata una delegazione che è salita e per quanto riguarda il tema del precariato ci hanno detto che non c'è nessuna proposta in questo momento. Il Ministro pochissimi giorni fa ha dichiarato che stava pensando al tema del precariato e a come risolverlo,
quello che ci sottolinea, che ha sottolineato a noi e che ha sottolineato poi in incontri pubblici che ci sono stati, è che manca un accordo tra le parti politiche. Allora in realtà noi precari siamo schiacciati tra 5 Stelle che gridano che bisogna assolutamente selezionare con concorso e la Lega che invece dice che dobbiamo essere stabilizzati. Ora noi pensiamo che in realtà il provvedimento lo debba prendere con tutta serenità lo Stato e il Governo, riconoscendoci un diritto sacrosanto. Stiamo lavorando nelle scuole ormai da più di 3 anni molti di noi, abbiamo comunque incarichi annuali, quindi siamo degni di poter insegnare per un anno intero, siamo degni di fare coordinamenti nelle classi in cui stiamo, siamo meritevoli di ampliare l'offerta formativa delle scuole. A volte alcuni di noi sono addirittura incaricati del coordinamento dei dipartimenti di disciplina, dopodiché però scopriamo che ci chiamano, ci danno degli ignoranti, che non siamo capaci, non siamo preparati. Allora c'è qualche cosa che non funziona. Se noi possiamo dare diplomi agli studenti, non si capisce dov'è la nostra non preparazione. È tutto, noi è non, tutto... come dire, rimandiamo al mittente questi insulti. Ho capito. No, è chiarissima la vostra posizione sicuramente. Io ti devo salutare, Giulia. Grazie a Giulia Pezzella del Coordinamento Nazionale Precari della Scuola. Torneremo sicuramente a sentirci in altre occasioni perché mi sembra che la soluzione del vostro problema sia abbastanza lontana, almeno da come ce l'hai raccontata tu. Va bene? Grazie mille. Noi stiamo pensando di continuare con la staffetta precaria, quindi vi faremo avere le nostre notizie. Va benissimo, grazie mille a Giulia Pezzella. Grazie. Noi ci ritroviamo mille. Tra poco perché dobbiamo collegarci con l'ospedale Sant'Andrea perché anche lì ci sono molti lavoratori che sono in protesta. Tra pochissimo.